Ciao ragazzi, oggi vi parlerò di una delle figure più terrificanti di tutti i tempi, un assassino che a distanza di più di un secolo è ancora capace di far parlare di sé e degli atroci omicidi che commise nella sua epoca. Di assassini nella storia ce ne sono stati anche di più crudeli, ma questo personaggio è senza dubbio quello che ha creato più polemica e che è avvolto da un certo fascino. Il perché è molto semplice, la sua identità è ancora avvolta dal mistero. Di ipotesi ne sono state fatte moltissime nel corso del tempo e in più di un'occasione si è pensato di aver risolto il caso. In realtà, nuove indagini finivano sempre per screditare le ipotesi fatte, così da creare nuove teorie e far venire alla luce nuovi sospettati. In questo video, quindi, non parlerò della storia di Jack lo Squartatore, bensì di una teoria che ancora oggi viene considerata quella più probabile per attribuire finalmente un nome e un volto a questo personaggio. Ci tengo a sottolineare che è una teoria e che in nessun caso può essere confermata al 100%. Tuttavia, una volta analizzata in dettaglio, sarete voi a dovermi dire se vi è sembrata convincente e se quindi possiamo considerare il caso come risolto. Ecco quindi Jack lo Squartatore, la sua identità finalmente svelata? Come dicevo all'inizio, Jack lo Squartatore si è visto attribuire nel corso del tempo moltissime identità. Montag John Druitt, Aaron Kosminski, Michael Ostrog, William Bury e Joseph Merrick sono solo alcuni dei nomi citati dalla polizia o dall'opinione popolare come principali sospettati degli efferati delitti. La lista è così lunga da non poter essere citata per intero. Nel 1991, però, in un quartiere di Liverpool, Michael Barrett, un commerciante di ferri vecchi disoccupato, ricevette uno strano regalo da parte di alcuni amici. Un vecchio diario di circa 60 pagine scritto da un certo James Maybrick. Questo diario intimo, del quale alcune pagine erano state strappate e non furono mai più ritrovate, rappresentava un dettagliato resoconto delle modalità in cui erano stati portati a termine 5 omicidi, gli stessi omicidi che sono imputati al famoso Jack lo Squartatore. Il manoscritto venne immediatamente inviato a un laboratorio per essere sottoposto a un'analisi al microscopio elettronico. Il risultato degli studi accreditò che il manoscritto in questione apparteneva all'epoca vittoriana. Nel 1993, poi, per dar maggior forza all'ipotesi che Maybrick fosse davvero Jack lo Squartatore, venne trovato un orologio d'oro con incise le iniziali delle vittime e una scritta «I am Jack», cioè «Sono Jack». L'orologio apparteneva ai discendenti di James. Anche questo oggetto venne analizzato e gli esperti affermarono che il metallo e le incisioni potevano perfettamente risalire alla fine del 1800, epoca in cui si commisero effettivamente gli omicidi. Le prove sembravano solide e la teoria più che probabile. Nonostante questo, gli studiosi continuavano a dubitare sull'originalità del manoscritto, pensando che potesse essere stato creato a posteriori, con l'idea di ingannare e creare ancora più confusione in merito a questo caso. Nel 1995 il dubbio venne reso ancora più legittimo nel momento in cui Michael Barrett confessò di aver scritto lui stesso il diario e di averlo falsificato, un'affermazione che venne subito screditata dal suo stesso avvocato. Subito dopo, Ann Chandler, sposa di Michael Barrett, offrì la sua versione dei fatti, dicendo che il diario non fu regalato a Michael da degli amici, ma che era appartenuto alla sua famiglia da generazioni. Per evitare che il marito scoprisse chi c'era realmente dietro a questo regalo, aveva chiesto a Tony Devereaux, un amico del marito, di farglielo avere. L'idea della moglie era quella di far pervenire a Michael un manoscritto che avrebbe potuto ispirarlo a scrivere un libro in merito. Anne era cosciente del valore di questo diario e anche delle supposte doti letterarie del marito, anche se sinceramente questa ipotesi sembra alquanto strana, visto che Barrett era un semplice commerciante di ferri vecchi e in nessun caso ebbe l'idea di scrivere un libro che parlasse di questa scoperta. Tuttavia, se Barrett aveva ammesso di aver falsificato il diario, perché non fu creduto e per quale ragione il suo avvocato lo screditò davanti all'opinione pubblica? In effetti l'avvocato sosteneva che difficilmente Barrett avrebbe potuto reperire i materiali originali, come carta e inchiostro dell'epoca, per creare il falso documento. Inoltre, come poteva conoscere gli effetti clinici dell'arsenico descritti nel diario?
e possedere la necessaria cultura e abilità letteraria per esserne l'autore. Insomma, Barrett avrebbe dovuto avere alle spalle un intero pool di esperti di svariate discipline per creare un manoscritto credibile. Altra prova schiacciante riguarda lo studio portato a termine dalla psicografologa Hannah Coren, che certificò come la calligrafia tradisse senza dubbio la genuinità delle emozioni legate a quei delitti. Oltre a questo, esistono degli studi che mostrano come il diario provenisse da persone che avevano, con Maybrick, un legame di parentela. Se queste prove non fossero ancora sufficienti, possiamo segnalarne altre. La cronologia dei fatti dimostra che James Maybrick si trovava a Whitechapel quando furono commessi i delitti. Dopo la morte di Maybrick, i delitti cessarono. Per ultimo, il diario intimo di Maybrick segnala un dettaglio che la polizia non aveva mai comunicato alla stampa. Vicino al corpo di una delle vittime, gli agenti incontrarono una piccola cassetta di metallo vuota, appartenente a lei. Nel diario veniva citata e specificato che quella cassetta era vuota, insomma un dettaglio che solo il vero assassino avrebbe potuto conoscere. Ma chi era James Maybrick? James era un commerciante di cotone di successo. Nonostante il suo talento per il commercio, era un personaggio problematico e un tossicodipendente. Faceva uso regolarmente di oppio e di una combinazione di arsenico e stricnina, assunte per curare le conseguenze della malaria che aveva contratto in Africa. La moglie di James, Florence, 24 anni più giovane di lui, era un'adultera impenitente. Si crede infatti che la donna avesse partorito diversi figli illegittimi, fatto che deve aver avuto conseguenze terribili sullo stato d'animo di James e il suo equilibrio mentale. Maybrick morì nel 1889, presumibilmente avvelenato dalla moglie, anche se diverse persone a lui vicine assicurarono che la responsabile della sua morte non fosse la moglie Florence, ma l'uso eccessivo di droghe. Un'altra teoria gli attribuisce la morte al fratello Michael, che lo avrebbe voluto far uscire di scena per impossessarsi del suo patrimonio. Sia come sia, Florence Maybrick fu processata e condannata a morte, ma la regina Vittoria le concesse la grazia a cambio di 15 anni di reclusione. Nel 1904 Florence ottenne la libertà. Detto questo, il caso di Jack lo Squartatore può essere considerato chiuso e il suo mistero finalmente svelato? In verità no, o almeno non del tutto. Esiste la possibilità infatti che Maybrick non fosse Jack lo Squartatore, ma che avesse in qualche modo proiettato la sua personalità su un personaggio di questo tipo, per una sorta di fascino morboso. Alcuni studiosi, infatti, portarono alla luce alcuni punti che possono gettare un dubbio sulla vicenda, come per esempio il fatto che Maybrick aveva 50 anni all'epoca del primo omicidio, ed è molto raro che questo tipo di criminali inizino ad agire in età così avanzata. In secondo luogo, la complessa personalità di Maybrick e la sua situazione psicologica lo avrebbero facilmente portato a diventare delle storie e a proiettarsi semplicemente su una mente malata come quella di Jack. Per ultimo, Maybrick era affetto da un problema alla vista molto grave, che difficilmente gli avrebbe permesso di compiere gli omicidi o di procedere alle mutilazioni delle vittime con una tal precisione. Nonostante questo, non si può negare che il diario sia autentico, nel senso che sia da far risalire all'epoca vittoriana, e tutte le altre informazioni fanno pensare che l'ipotesi sia stata costruita su basi molto solide. Cosa manca allora? Purtroppo, una prova del DNA, magari un capello trovato fra le pagine del diario. In mancanza di quella prova schiacciante, l'ipotesi rimane solo un'ipotesi. Però per quale motivo non si vuole accettare in nessun modo questa teoria? Molto semplice. L'identità di Jack lo Squartatore è una miniera d'oro per scrittori, giornalisti, editori, eccetera. Se si accettasse questa teoria, le altre ipotesi non avrebbero ragione di esistere e la miniera d'oro non darebbe più i suoi frutti. A questo punto, rimaniamo noi come giudici di questa teoria. Secondo voi il diario è davvero stato scritto da Jack lo Squartatore? Credete che Maybrick sia davvero l'autore degli omicidi a Whitechapel? Fatemelo sapere in un commento. Prima di finire, voglio ringraziare tutte le persone che ogni giorno mi seguono con affetto su Facebook. Questo video è stato fatto anche grazie a loro. Se usi Facebook e vuoi ottenere notizie in anteprima in merito ai video in uscita o partecipare ai sondaggi e piccoli concorsi che organizzo ogni tanto, questo è il link alla pagina dell'Inspiegabile.
Spero davvero di vedervi anche lì in futuro. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.